Dalle profondità marine esce l'Axolotl e sono diventato proprio io stesso un Axolotl. Il bello è che non sanno i miei amici l'esistenza ancora di questo nuovo mob della 1.17 e io dovrò fare un sacco di scherzi inerenti ad un sacco di poteri che ho in mano e voi vedrete molto presto. State pronti? Ciao friends e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi diventerò un Axolotl. Proprio così. Proprio siamo arrivati nella 1.17 e anche nel mondo dei FRZ. State pronti perché avremo da fare un sacco di scherzi. E oltre a questo saluto ovviamente a chi ha FRZ nel nome, ovvero a Squarciatore FRZ, a Falcox FRZ e a Clay FRZ. Mi raccomando, scrivetevi nel vostro nome FRZ così che appunto posso salutarvi qua sotto nei commenti, eh. Allora, allo stesso tempo oggi dobbiamo fare un bel po' di scherzi. Guardate quanto sono piccolo. Sono piccolissimo. Oh, che carino che sono. Mi raccomando, arriviamo a questo video a 10.000 like se volete vedere i poteri che ha l'Axolotl, ma quello più raro di tutti. E sappiamo tutti quanti il colore. Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Vediamo se sapete l'Axolotl più raro tra tutti quelli che esistono, di che colore è. Comunque, oggi vi farò vedere tutti quanti i poteri che ho. Appunto, il mio Axolotl non sta solamente nell'acqua, ok? Vabbè, sta nell'acqua, ovviamente, e sono tipo pure straveloce nell'acqua. Ma la cosa più... Che cacchio? Ma... avete sentito pure voi? Ma chi è qua che si sta picchiando? Fatemi vedere un attimo. Ma ci sono io e mio zio che si picchiano. Aspetta, vediamo, sentiamo cosa dicono. Ti ho detto che la mia è più rara. Sì, solo perché è quella di diamante. Però intanto si rompe dopo un colpo, guarda. Si è rotta. Hai visto, si è fatto un graffio. Ok, però il diamante lo puoi anche graffiare, ma non si scalfisce. Basta, però mi hai rotto. Oh cacchio, ciao, vattene, ciao. Mi stava per vedere. Oh cacchio, no, aspetta, apri. Oh, che cavolo. Ok, lasciamole stare. Andiamo da Ryan. Sì, andiamo da Ryan. Guarda quanto sono veloce. Ah, tra l'altro c'ho anche la respirazione subacquea, così che appunto non solo riesco a vedere bene sott'acqua, ma posso anche respirarci sott'acqua, così appunto non ho problemi di respirazione. Perché se non so se lo sapete, ma l'Axolotl è una sorta di pesce, no? Un'anguilla pesce strano con le braccia, però carino, piccino, piccio. Ok, sentiamo un po' cosa sta facendo Ryo. No, no, ancora con quelle di NT! Non ci posso credere. Si va a casa, finalmente posso mettere a posto tutto il TNT. Oh, mi sono mancate. Ciao piccoline, come state? Oh, che bello. Casa, dolce casa. Ma dove cavolo è andato? Aspettate, è lì. Oh cacchio, nascondiamoci. Prendo il TNT, ne metto una, la riposo. Cosa? Oh no. No, ma cosa sarà stato quel coso rosa? Aia, devo uscire. Basta, ok. No, vieni qua, voglio vedere casa mia. Mannaggia a te. Ah, cacchio, mi è scappato Ryan. Vabbè, andiamo da Crook allora. Andiamo, sta lì. No, dov'è? Ah, lì, è lì, è lì in fondo, Crook. Eccolo. Ma stanno coltivando quelle due. Andiamo a sentire quello che fanno. Cos'è questa cosa? Non la voglio la radice. Ma guarda, secondo me è meglio questo di questo qua, perché è più... non lo so, è più succoso, no? Ma non è che dobbiamo fare a seconda dei colori, ok? Che sa di sale perché è nutriente, brutta pelata. Ma fa schifo, è meglio questo che è più dolce ed è più succoso. Quel coso è un topo. Ma guardalo, è un mostriciattolo, che schifo.
schifo, non è per niente kawaii. Oddio, in realtà è... Oddio, che schifo, che oddio, schifo. Ma che carino, ma è piccolissimo. No, non è solo che è carino. Ci ha distrutto tutta la coltivazione. Ci abbiamo messo 30 anni. Vabbè, ma non puoi dire che sia brutto, guarda. Ma no, è aspetta, fallo toccare. No, non lo toccare perché muoiono se li tocchi. Come muoiono? Sì, muoiono. Non si toccano così. No, non ti avvicinare, ma che schifo. Ma non è vero che Zoe, ma... Ok, perfetto, andiamo da Crucco. Ma perché c'è il Rayon da Crucco? Ma che Crucco, cacchio? Aiuto, aprimi la porta, Crucco. Sì, è aperta, Rayon. Dimmi. Ah, ok, grazie. Senti, c'è stato un coso che ha accusato in casa mia. E c'erano tanti cosi, poi non era solo un coso, erano tanti. Cosa ha accusato quel coso? Non ho capito. Era tipo del sashimi che camminava. Del sashimi che camminava? Oh mio Dio, l'ho sentito di nuovo. Qui vicino, aiutami, Crucco. Io non ho sentito nulla. Mi prendi in giro, Rayon? No. Mi stai nascondendo qualcosa? Eh? No, ti giuro. Che è quel coso là? Che carico, ho chiuso la porta. Ehi, ciao. Ma è un pesciolino carino. Qual è il problema, scusa? Che pesciolino carino? Ha chiamato Rayon magari. Che cos'è? Dov'è? Ragazzi, ma ce la smettete di urlare? Dammi una mano! Perché sono tutti sti topi? Cosa? Non lo so, Rayon. Che è successo? Non c'è più Rayon. Ragazzi, non c'è Rayon. Come non c'è Rayon? L'ho appena mangiato! Ciao, non Axelat! Ciao, non Axelat! Aia, no, ragazzi, sto volando. Non si ammazzano, okay. Axelot. Che cavolo. Sto facendo male. Certo, sei proprio scema, Zoe. Ma Crucco ti sta attaccando. Ti do un'ultima possibilità, vattene via. Aia. Crucco, ma dove vai?
non hai sentito? Ah, quello è vero. Ok. Oh, venite qui. Sì, sì. Qualcuno okay. ha del cibo per pesci. C'è un Oxalot! Non so cosa mangiano gli Oxalot, appunto. Però se non vuole questo. Mangi il pesce? Wow, ma sei qua. Ah!